In questo podcast parleremo della vita di Giuseppe Garibaldi, il più famoso condottiero italiano. Garibaldi partecipò a molte guerre in Europa e in Sud America. Per questo motivo è ricordato come l'eroe dei due mondi. Giuseppe Garibaldi nasce il 4 luglio 1807 a Nizza. Fino al 1860 la città di Nizza faceva parte del Regno di Sardegna, dunque era italiana, mentre oggi è francese. A 16 anni Garibaldi inizia la carriera di marinaio. Negli anni 30 inizia a conoscere e ad aiutare le persone che lottavano per l'indipendenza italiana. Come sapete, infatti, l'Italia era ancora divisa in molti stati. Uno dei più importanti patrioti era Giuseppe Mazzini, che aveva idee repubblicane. Nel 1834 Garibaldi organizza con Mazzini una rivolta nel Regno di Sardegna. La rivolta è un fallimento e Giuseppe è costretto a fuggire lontano dall'Italia. Nel 1836 Garibaldi sbarca a Rio de Janeiro, in Brasile. Vive 12 anni in Sud America e partecipa a molte rivolte e guerre. In questi anni Giuseppe impara molte tattiche militari e conosce la moglie Anita. Il 1848 è in Italia l'anno dei moti per l'indipendenza, cioè le rivolte che vengono organizzate in tutti gli stati per avere un governo più giusto e una costituzione. Garibaldi lascia il Sud America e arriva a Roma, dove i rivoltosi hanno addirittura cacciato il Papa. Tra gli organizzatori della rivolta a Roma ci sono anche Mazzini e Goffredo Mameli, che in quei giorni scrive il famoso Canto degli Italiani, oggi inno nazionale italiano. A Roma viene proclamata la Repubblica, ma dopo poco tempo il Papa torna con l'aiuto dell'esercito francese e caccia i rivoltosi. Garibaldi fugge, ma durante la fuga muore la moglie Anita. Dopo questa sconfitta, Giuseppe va a vivere in una piccola isola della Sardegna, Caprera, lontano da tutti. 10 anni dopo la situazione è molto diversa. Il re di Sardegna, Vittorio Emanuele, vuole riunificare l'Italia e il suo primo ministro, Cavour, sa che Garibaldi può aiutarli. Per avere l'Italia unita, Giuseppe rinuncia agli ideali repubblicani. Così Garibaldi partecipa alla seconda guerra di indipendenza, con la quale il regno di Sardegna conquista la Lombardia. Alla fine della guerra, la Toscana e l'Emilia-Romagna, che avevano cacciato i propri governanti, votano per entrare nel Regno di Sardegna. Garibaldi organizza una spedizione per conquistare il Regno delle Due Sicilie, che comprendeva tutto il Sud Italia. Il 6 maggio 1860, con 1000 soldati, si imbarca a Quarto, vicino a Genova. E poco dopo sbarca a Marsala, vicino a Palermo, in Sicilia. Garibaldi e i 1000 iniziano una marcia trionfale. Vincono ogni battaglia e risalgono attraverso la Calabria fino a Napoli.
Il 26 ottobre 1860 Giuseppe incontra il re Vittorio Emanuele e gli dona il regno delle due Sicilie. Con questa conquista Vittorio Emanuele diventa re d'Italia, ma la proclamazione ufficiale sarà il 17 marzo 1861. Garibaldi potrebbe diventare un politico molto importante, ma preferisce tornare a Caprera. Negli anni successivi Giuseppe tenta più volte di portare a termine il proprio lavoro. Nel 1862 vuole conquistare il Lazio, dove stava il Papa, e parte con un gruppo di volontari dalla Calabria. Vittorio Emanuele non è d'accordo e fa fermare Garibaldi dall'esercito. Ci riprova 5 anni dopo, nel 1867, ma in quel caso viene sconfitto a Mentana dall'esercito francese che protegge il Papa. In molte città italiane c'è una statua di Garibaldi rivolta verso Roma, proprio per ricordare questo suo sogno. Di fatto, Roma diventa la capitale d'Italia solo nel 1871. Nel 1866, durante la terza guerra d'indipendenza, Garibaldi riesce a conquistare il Trentino, che ancora fa parte dell'Austria. Il Regno d'Italia, tuttavia, si accorda con gli austriaci per avere il Veneto e costringe Garibaldi a lasciare il Trentino. La risposta di Giuseppe è una frase molto famosa in Italia: obbedisco. Garibaldi passa gli ultimi anni della sua vita a Caprera, dove scrive romanzi e organizza la prima associazione italiana a favore dei diritti degli animali. Muore a Caprera il 2 giugno 1882. In Italia usiamo ancora oggi la parola garibaldino come aggettivo, con il significato di audace ed eroico, in ricordo delle sue imprese.